Arianna, mi raccomando, ricordati la canottiera, la maglia della salute è fondamentale per non ammalarsi. Ricordati di asciugare i capelli, sennò ti ammali. Bevi tantissime spremute, che ci sono tante vitamine. Ari, mi raccomando, non parlare con gli sconosciuti. Mia, ricordati di asciugarti bene i capelli prima di uscire e non pigiarci a pellette dai sconosciuti e soprattutto dai tuoi rivali. E prima di mangiare controlla che ne è scaduto, perché sennò stiamo in Corea e è un casino. E ricordati di portarti sciarpa, cappello, guanti, quant'altro, perché lì fa molto freddo. Scherzi a parte, goditi al massimo questa fantastica esperienza, spacca tutto. Cosa, volevo farti un grossissimo in bocca al lupo per questa bellissima avventura. Il fatto che tu sia portabandiera è un sogno e secondo me è la cosa migliore che possa capitare ad uno sportivo. Buona fortuna per queste Olimpiadi, spero che la ricorderai per tutta la vita. Spero veramente che questa Olimpiade sia un'esperienza fantastica. Ti mando un grosso in bocca al lupo e ti seguiremo e facci sognare. Da portabandiera a portabandiera volevo dirti goditela, quella cerimonia di apertura goditela, perché è uno dei momenti che ti rimarrà più impressa della tua carriera nonostante i risultati e quant'altro, quindi veramente goditi quella sfilata, goditi quella bandiera e falla sventolare in alto. Ciao! Sono stati davvero carini, anche i consigli sicuramente ne terrò conto, quindi grazie davvero ragazzi, siete stati fantastici, lo apprezzo davvero molto e grazie anche a questo video ci metterò sempre quel qualcosina in più. Grazie!